La direzione dell'ULSS 7 Pedemontana ha consentito alla richiesta di alcuni sindaci del territorio di indire un incontro urgente sul tema del servizio di continuità assistenziale, conosciuto come guardia medica. La carenza di medici disponibili, il mutato scenario globale degli ultimi 2 anni in ambito sanitario stanno creando una riduzione di quello che da più parti viene definito un servizio essenziale per la popolazione, ad oggi destinato ad una contrazione e accorpamenti tra le sedi. L'incontro si terrà lunedì 29 novembre, la location in via di conferma, non ancora ufficializzata, nel corso di una conferenza dei sindaci dei 2 distretti guidati da Franco Balzi, primo cittadino di Sant'Orso, ed Elena Pavan, omologa per il comune di Bassano. Sarà l'occasione per rispondere a domande e perplessità da parte dei vertici dell'azienda sanitaria, soprattutto per far fronte comune nella ricerca di soluzioni a breve termine. La direzione, spiega una nota, nell'annunciare l'incontro esporrà i dati relativi agli organici disponibili, gli sforzi quotidiani svolti per garantire il servizio e presenterà una proposta di riorganizzazione temporanea che sarà oggetto di confronto con i sindaci. A margine interviene il direttore generale Bramezza, che ha in mano le redini dell'ampio bacino pedemontano. La criticità legata alla disponibilità di medici è nota da tempo. Purtroppo nell'ultimo periodo il problema si è acuito in modo sensibile per l'ingresso nelle scuole di specializzazione di molti medici che prima prestavano servizio, dinamiche note che in passato si erano già presentate con tempistiche mai così strette. È già capitato più di una volta che l'assenza all'ultimo momento di un medico per motivi contingenti rendesse necessario chiudere il servizio perché non si era riusciti a trovare uno sostituto. Dobbiamo e vogliamo garantirne la continuità offrendo certezze ai cittadini e a partire da questo obiettivo, che è sicuramente condiviso da tutti, che affronteremo il confronto lunedì.